Allora, come ho anticipato martedì scorso, oggi parliamo di un tema davvero interessante, ovvero parliamo di quella che è l'attività fisica all'aperto, nonostante poi il freddo che sta incominciando ad arrivare e che si farà ovviamente sempre più intenso. Lo facciamo con il nostro preparatore atletico di fiducia, che è Pierluigi De Pascalis, che vado subito a salutare. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato, buongiorno. Allora, allenarsi all'aria aperta sembra un controsenso perché arriva il freddo, Pier, ma se ci prepariamo prima possiamo respirare aria buona, voglio dire. Esattamente, molti hanno timore quasi ad allenarsi quando comincia ad essere freddo, il freddo incalza e sarà sempre più rigido, è inevitabile, andiamo incontro al periodo invernale più duro e quindi è inevitabile che il freddo aumenti. Bene, allenarsi al freddo non comporta nessun tipo di problematica, anche perché per quanto rigido possa essere il nostro inverno, diciamo che in Italia non si raggiungono temperature glaciali. Non è il freddo in quanto tale poi a farci ammalare, quindi questo timore di ammalarsi in quanto ci esponiamo al freddo probabilmente è sopravvalutato. Ma la notizia più interessante, anche questa è una notizia abbastanza nota, è che allenarsi in generale e allenarsi all'aperto in particolare non fa altro che migliorare le nostre difese immunitarie. Quindi andare ad esempio a correre all'aperto, andare a fare qualunque tipo di attività all'aria aperta migliora la difesa immunitarie. Farlo adesso, farlo in questo periodo è un po' come, se mi permettete il paragone, un po' come vaccinarsi rispetto poi a quelle che possono essere le problematiche che insorgono a prescindere dal fare attività fisica, anzi in questo caso probabilmente tendono ad aggredire maggiormente proprio chi è sedentario e quindi ha un sistema immunitario meno forte. Non soltanto, ma l'attività fisica svolta già in questa fase, posto anche che dovessimo ammalarci, purtroppo qualcuno un piccolo raffreddore lo prenderà, riduce la sintomatologia influenzale. Quindi fare attività fisica migliora sotto tutti quanti i punti di vista. Quello che è importante naturalmente è farlo in maniera adeguata, quindi non abbigliamoci per esempio in maniera estremamente pesante né in maniera eccessivamente leggera, quindi cerchiamo un buon compromesso che consenta la sudorazione e l'evaporazione della sudorazione, quindi ci permette di raffreddare agevolmente il nostro corpo senza naturalmente esporci poi a sbalzi di temperatura particolarmente violenti per quanto riguarda proprio la nostra attività. È importante, se facciamo un lavoro all'aperto in questo periodo dove le giornate sono inevitabilmente anche più corte, fa buio prima, a dotarci di un abbigliamento che ci permetta una buona visibilità, anche perché spesso gli automobilisti fanno un po' più fatica a vederci, qualcuno un po' più distratto, qualcuno magari ha anche un senso civico un po' più sopito, ma questo è un altro discorso ancora, quindi rendiamoci noi visibili agli altri per evitare che possano esserci dei problemi. Fare attività in questo momento ci permette anche qualcos'altro, cominciamo gradualmente a prepararci anche a quello che sarà poi il cambio della anno, quando gradualmente più diventa freddo più cominciamo a mangiare, poi arriva Natale, arriva Capodanno, ci rendiamo conto di essere ingrassati e vogliamo correre ripari, e anziché correre ripari cominciate a correre e basta e problemi non ne avrete. Ecco, l'ha detta tutta insomma questa mattina, grazie al nostro Pierluigi De Pascalis che torna ovviamente il prossimo martedì, saremo a novembre, un abbraccio. Un abbraccio, martedì. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick.